Buongiorno, buongiorno amici delle pillole immobiliari live del mercoledì. Oggi abbiamo un graditissimo ospite. Abbiamo un architetto, l'architetto Elena Paola Saracchi, che faccio in diretta con me e poi procediamo ai saluti. E Ciao benvenuta. Rossano. L'architetto Elena Paola Saracchi. Buongiorno Elena, buongiorno. So che ci tieni ad essere presentata anche con quello che è il tuo nomignolo, Elpa, quindi l'architetto Elena Paola detta Elpa. Elena è un architetto di interni, si occupa prevalentemente di ristrutturazione di appartamenti e oggi sono particolarmente felice di averla ospite con me in questa diretta. Prima cosa perché la conosco personalmente, ci collaboro, ci lavoro ed è uno stimato professionista. Cosa perché fa parte così della rosa e voglio spendere solo una piccolissima parola per questa cosa. Oggi è la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne. Io, al di fuori di qualsiasi dinamica di polemica e soprattutto di retorica, voglio dire solo una parola. Spero e spero vivamente che a breve possiamo avere. Possiamo non avere più la necessità di indire una giornata per la violenza contro le donne, perché tutto questo è assurdo. Non deve esistere una cosa di questo genere in senso generale, non ci dovrebbe essere bisogno di indire una giornata per questa cosa. Però passiamo ai nostri argomenti in diretta. Passerei innanzitutto a lasciare un attimo ad Elena che si presenta. E ci parla un attimo del suo lavoro e poi facciamo le nostre domande in diretta. A te, Elena. Benissimo, grazie mille Rossano, grazie per l'introduzione. Sono Elena Paola Saracchi, sono un architetto, ho lo studio a Milano e aiuto le persone a realizzare le case dei loro sogni. La cosa che mi diverte più fare è appunto ristrutturare gli appartamenti, modificare gli spazi per trovare la soluzione giusta per ottimizzarli. Rossano, oggi parliamo dei. Ok. Ti faccio che rivolgono di frequente, direi quasi sempre. Ci sono delle domande che sono molto, molto coerenti sia agli acquirenti che ai venditori di casa. Siccome le pillole immobiliari nascono proprio per essere un qualcosa che dà una mano, tra l'altro in forma totalmente gratuita, a chiunque debba vendere o acquistare casa. È quello che vogliamo fare. Ti faccio la prima domanda che mi fanno normalmente sia i venditori in fase di acquisizione dell'incarico, sia gli acquirenti quando vengono a vedere con me gli immobili. Una delle prime domande che mi rivolgono è: l'appartamento, questo appartamento è in regola? Oppure se rivolta dal lato venditore, mi chiedono conferma della conformità delle planimetrie rispetto a quello che è di fatto. Sì, Lascio la parola a te, Elena. grazie. Dobbiamo chiarire subito che ci sono diversi tipi di conformità. C'è la conformità urbanistico-edilizia, la conformità sanitaria e la conformità catastale. Questo che cosa significa? Vado un attimo a definire i vari punti, così almeno magari chiariamo anche qualche dubbio. Prima di tutto bisogna verificare Certo. che lo stato dell'immobile corrisponda a quanto assentito nelle pratiche che sono depositate negli atti. Che cosa significa? Bisogna fare prima di tutto una ricerca per vedere quali sono state tutte le varie pratiche che hanno coinvolto l'immobile, rintracciare l'ultima e fare un confronto tra quanto è disegnato nella pratica e quanto effettivamente è lo stato dei luoghi. Quindi controllare effettivamente la disposizione dei vani, le dimensioni, le posizioni delle porte e quant'altro. Poi bisogna anche verificare se lo stato dei luoghi è anche conforme alle normative, quindi se la destinazione d'uso è
corrisponde esattamente a quanto è dichiarato e se ci sono anche delle corrispondenze tra i requisiti richiesti dal regolamento edilizio, dal regolamento di igiene e qual è la situazione effettiva, perché comunque ci sono tanti fattori che devono essere rispettati, le dimensioni dei singoli locali, le specifiche destinazioni, le altezze, i cosiddetti rapporti illuminanti che sono rappresentano la proporzione tra la superficie del locale e quella delle finestre e altri elementi. Per cui bisogna sempre vedere la corrispondenza tra il reale e il dichiarato. Un altro aspetto che bisogna verificare è quello catastale. Allora, prima di tutto, il catasto non è probatorio, nel senso che se io ho una difformità tra una planimetria edilizia e una planimetria catastale, fa testo la planimetria edilizia. E oltretutto c'è anche una questione di tempistica, nel senso che prima di tutto bisogna fare il sopralluogo e vedere qual è la condizione dello stato di fatto. In secondo luogo, vedere se corrisponde a quanto sentito dalla pratica. Successivamente, se questo è corrispondente, vedere se il catasto è allineato. Se il catasto non è allineato con questo, si può procedere all'aggiornamento catastale in modo che vi sia corrispondenza. Se invece lo stato dei luoghi non risultasse conforme alla planimetria depositata, bisogna vedere se si può verificare la messa a norma del tutto. Non sempre è possibile sanare, quindi bisogna vedere se ciò che è stato realizzato è comunque rispettoso delle normative. Se questo fosse, sì. Procede di nuovo con una pratica e poi con un aggiornamento catastale. Molto spesso a me capita che i clienti arrivino e dicono: ah, vabbè, allora aggiorniamo il catasto. Non basta aggiornare solo il catasto, c'è tutto un lavorio precedente di verifiche e compatibilità. Quindi questo è un aspetto importante. Un altro punto potrebbe riguardare anche, ad esempio, quello dei soppalchi, perché se si eredita una situazione con un soppalco, bisogna vedere come questo è stato dichiarato, verificato, eccetera, eccetera. Se si va a modificare un soppalco, bisogna fare in modo che questo sia conforme alle normative attuali anche della modifica che viene fatta. Per cui bisogna sempre vedere ogni singolo caso e avere un occhio di riguardo anche rispetto ai tempi. Dimmi, Rossano. No, stavo facendo una piccola proprio sui soppalchi perché hanno delle regole ben precise sia per quanto riguarda la superficie che può essere coperta dal soppalco, sia per quanto riguarda l'altezza. I soppalchi sono parecchio delicata. Hai toccato un tema parecchio delicato che noi, con cui noi andiamo a scontrarci spesso. Certo, oltretutto ci sono anche dei regolamenti comunali per cui ogni comune è regolamentato in maniera specifica, per cui non basta avere delle indicazioni generiche, ma bisogna vedere proprio qual è la normativa specifica di quel comune specifico. Ovviamente, degli uffici tecnici. Esatto. Posso farti un'altra domanda, Elena? Certo, certamente, dimmi. Nel frattempo, innanzitutto, i nostri amici che sono collegati in diretta a farsi coraggio a farci delle domande in chat. Nei commenti della diretta Facebook potete farci. Io rivolgo direttamente all'architetto e vi rispondiamo in diretta. Se le domande arrivassero poi in un secondo tempo, saremo comunque nei commenti della diretta Facebook. Quindi vi Perfetto. prego, non lasciateci soli, fateci compagnia e fateci delle domande. Siamo qui per sciogliere tutti quelli che sono i vostri dubbi.
Adesso però mi preme fare una seconda domanda ad Elena. Sia chi vende che chi acquista spesso mi chiede, chi vende mi rivolge la domanda in questo modo, mi chiedono, non avrò personalizzato troppo casa mia e adesso magari pago un prezzo sulla vita, nel senso faccio fatica ad incontrare un acquirente che abbia bene o male gli stessi gusti, insomma, a cui piaccia la mia casa. E invece, posta lato acquirente, l'acquirente spesso ti chiede che possibilità ho di personalizzare questo appartamento. Posso renderlo più mio? Posso fare dei lavori che lo rendano più mio? Posso personalizzarlo? E ci attaccherei un altro piccolo pezzettino, la domanda riguardante gli impianti. Nel senso, spesso una delle domande è: posso fare un secondo bagno quando non c'è? Oppure posso spostare un bagno, posso spostare una cucina? Quindi una domanda decisamente tecnica alla situazione impiantistica dell'immobile. Quindi direi, ti chiederei di chiarire il discorso di personalizzazione dell'immobile, ma anche la situazione impiantistica. Quanto è possibile, personalizzare un immobile e spostare degli impianti già esistenti? A te la parola, Elena. Certo, grazie. Quindi gli appartamenti si possono personalizzare con certi margini, nel senso che prima di tutto bisogna avere una certa capacità immaginativa per intuire subito quali sono le potenzialità di un appartamento. Ad esempio, tu hai i clienti che vengono con te a visitare vari appartamenti e non riescono ad immaginare come possano essere trasformati. Quindi, in questo caso, il valore Assolutamente. aggiunto dell'architetto è proprio quello di mostrare le possibili modifiche che possono essere apportate all'appartamento per renderle più aderenti e vicine ai desideri dei nuovi proprietari. Quindi, chiedendo quali sono i desideri e le necessità di chi andrà a vivere in quella casa, io e i miei colleghi possiamo benissimo studiare delle soluzioni alternative, capire dove andare a modificare il layout distributivo, quindi spostare le pareti, abbattere i muri e costruire dei nuovi muri in posizioni adeguate per distribuire meglio gli spazi e ridimensionare gli ambienti, perché poi ogni persona, ogni famiglia ha le sue esigenze, quindi c'è chi desidera avere molto spazio in soggiorno e meno spazio in camera, o viceversa, chi desidera avere la cucina vista oppure la cucina separata, oppure adesso sono molto più frequenti anche le richieste di creare una zona studio nella propria casa. Così come giustamente dicevi tu, ci può essere la necessità di aggiungere un bagno, due bagni, una lavanderia, oppure anche un ripostiglio, oppure si vedono delle case con degli spazi inutilizzati con molti corridoi, molti disimpegni, e quindi si vorrebbe invece inglobarli in locali di utilizzo più concreto piuttosto che in disimpegni così poco utilizzati. Quindi sicuramente si possono personalizzare gli appartamenti studiando molto bene anche la normativa e verificando appunto che l'idea possa essere realizzabile sia dal punto di vista normativo che anche dal punto di vista tecnico. Perché? Perché un bagno si può spostare se comunque si garantisce che lo scarico abbia una pendenza adeguata per farlo funzionare al meglio, così come una cucina a sua volta può essere spostata sempre che appunto dal punto di vista impiantistico questo sia consentito. Quindi facendo delle analisi preliminari, ma si può valutare questo conoscendo l'immobile, oppure si possono studiare anche degli stratagemmi, delle soluzioni alternative, perché nel caso in cui si volesse appunto collocare un bagno e una cucina in un punto troppo distante dagli scarichi esistenti, e quindi questo non sarebbe fattibile facendo passare gli impianti a terra, come succede classicamente, si può eventualmente ricorrere ad un impianto Sanitrit che quindi
viaggia nel controsoffitto, oppure si possono creare delle zoccolature per far passare gli impianti. Quindi direi che si può ogni soluzione, per ogni situazione trovare una soluzione comunque adeguata. Dal punto di vista impiantistico, aggiungerei rispetto a quello che mi hai chiesto tu anche una nota, ad esempio, sull'impianto di condizionamento, perché ad esempio nel caso dell'impianto di condizionamento canalizzato, i canali sono piuttosto grossi e quindi bisogna creare lo spazio per farli passare. E quindi bisogna studiare anche come dovranno essere posizionati i controsoffitti nei quali questi canali troveranno alloggio. Ma non basta vedere ogni impianto in modo a sé stante, bisogna comunque avere una visione d'insieme per poter intersecare tutti questi elementi per fare in modo che funzionino al meglio e che non si ostacolino a vicenda. Quindi conviene riflettere sempre un po' più a lungo prima in fase di progetto, per poi non trovare sorprese successivamente in fase di realizzazione del Commettere cantiere. degli errori. Esatto. Quindi analizzare sempre tutti gli elementi esistenti e anche tutte le modifiche che potranno essere fatte in modo da armonizzarle al meglio. Questo facilita la vita non solo poi a chi dovrà eseguire gli impianti, quindi l'impresa, elettricista, idraulico, condizionatorista, ma anche allo stesso cliente, perché in questo modo riesce ad avere subito un'idea di quello che dovrà affrontare in maniera complessiva e globale e non spezzettata. E in questo modo si riesce anche a rasserenare e rassicurare il cliente, perché comunque, come tu ben sai, chi si accinge a comprare casa affronta comunque una situazione emotiva particolare e quindi poter essere accompagnato da professionisti che gli spiegano passo passo ciò a cui andrà incontro, contribuisce a rasserenarlo. Sì, nella maniera più assoluta sì. Volevo farti siccome ci è arrivato un feedback rispetto a uno degli argomenti che hai toccato, che è quello della conformità. È un primo feedback Della timido, conformità, una scusa. domanda propria. San Elena. Mi Non è andato via la voce. Non, se mi senti? puoi, adesso sì, se mi puoi ripetere la domanda perché non l'ho sentita. Riguardo alla conformità sanitaria, Elena, ci hanno dato un Perfetto. feedback positivo, nel senso, Sì. non ci hanno dato una domanda, però ci hanno dato un feedback positivo, cioè, si dà conferma del fatto che la conformità sanitaria sia un aspetto, interessante. Se riesci magari a chiarire in breve, un attimo più, in maniera più esaustiva, questo aspetto, Sì, certo, questo tipo di conformità riguardo alla compravendita, ti ringrazio. come dicevo prima, il progetto e quindi poi il realizzato deve soddisfare determinati requisiti che sono contenuti nel regolamento edilizio e nel regolamento locale di igiene del comune nel quale l'appartamento sorge. E quindi bisogna far sì che ad esempio anche l'impianto sanitario, il bagno, abbia una certa dotazione, una certa distribuzione anche dei sanitari e che l'impianto venga eseguito in un certo modo. Così come anche le dimensioni del bagno devono essere rispettate. Ci sono alcuni regolamenti edilizi che danno delle indicazioni di superficie minima da rispettare, altri regolamenti edilizi di altri comuni invece che danno un'indicazione di un lato minimo da rispettare, per cui a seconda dei casi bisognerà fare in modo, progettare il locale in modo che appunto venga rispettato in un caso la superficie minima, nell'altro caso il lato minimo. Così come anche la questione del famigerato antibagno.
se deve esserci oppure no, se bisogna disimpegnare il bagno rispetto alla cucina oppure no. Quindi questi appunto sono tutti aspetti che riguardano la conformità sanitaria. Sì, si parla anche di salubrità dei luoghi. Sì, allora la solubilità dei luoghi viene molto spesso presa in considerazione nel caso del recupero abitativo dei piani seminterrati, per i quali bisogna verificare l'esistenza del vespaio per quanto riguarda la parte, lo dico banalmente per semplificare, ma perché sia chiaro, l'umidità, così come anche la presenza del radon. Perché comunque trovandosi con una porzione del fabbricato sottoterra ci possono essere infiltrazioni radon. E quindi in questi casi bisogna allegare alle varie pratiche edilizie anche delle certificazioni di professionisti specifici che si occupano di questi aspetti. Sì, se hai concluso con questo argomento, Elena, io rivolgerei ancora l'invito a coloro che sono collegati a farci delle domande se ne hanno, anche eventualmente in un secondo tempo, anche successivamente, ripeto, nei commenti, nella chat di questa diretta Facebook, e sarà nostra premura comunque rispondere assolutamente a tutti. Certo. Da input anche per la prossima settimana. Se avete interesse per qualche argomento in particolare, vi direi potete scrivere o al mio profilo. Allora, perdonatemi, c'è una domanda, quindi la metto in video e te la rimando. Michele ci fa questa domanda: la dimensione minima di una camera da letto è sempre 14 metri quadri? No, dipende se è una camera matrimoniale o una camera singola, ma anche in questo caso bisogna vedere in che comune ci si trova, perché in alcuni comuni, ad esempio a Milano, dai vecchi 9 metri quadri minimi di una stanza singola siamo arrivati con l'aggiornamento del regolamento a 8 metri quadri per una stanza singola, mentre in altri comuni si è rimasti ai 9. E quindi i 14 sono passati a 12, per cui ogni volta bisogna sapere di che comune si tratta e se la stanza è doppia o singola. Ok, sì, mi viene da dire che la riduzione del requisito minimo di metratura va di pari passo con l'aumento con l'eventuale aumento dei prezzi degli immobili, e quindi andiamo a ridurre le dimensioni dei locali e quindi dell'immobile stesso. Sì, È una battuta, ma forse nemmeno troppo, ecco. no, certo, però si abbina anche ad un modo differente di vivere le case. Un tempo c'erano camere da letto veramente grandi, adesso si tende a dare molto più spazio a soggiorno e a ridurre la camera da letto. Per cui, Modificate esigenze, oserei esatto. dire. Esattamente, esattamente. Michele ci dice, non so Sì. se è un feedback diretto, puoi rispondere direttamente a questa domanda, o se magari gli rispondiamo poi successivamente in chat. Credo sia residente in Monza, vista la domanda. La camera matrimoniale, i requisiti della camera matrimoniale nel comune di Monza. Ne hai una risposta diretta? No, devo andare a vedere sul regolamento di Monza e gli faccio Ok, sapere. allora direi a Michele che metteremo la risposta precisa, giusto Certo. per non dire delle inesattezze, la mettiamo nei commenti della diretta, quindi daremo questa risposta successivamente. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei innanzitutto Ele, ringrazierei tutti gli amici che sono intervenuti, e ribadisco il concetto che stavo esponendo poco fa. Se avete degli argomenti
che vi stanno particolarmente a cuore, cose che vi interessano particolarmente. Potete scrivere anche in settimana sia al mio profilo Facebook Rossano Venturini Remax Renova, sia alla pagina professionale Rossano Venturini Consulente Immobiliare, proponendo degli argomenti o facendo anche delle domande. Delle domande a cui poi risponderemo, ripeto, o in diretta o successivamente nelle varie chat delle dirette Facebook. Io ringrazio nuovamente gli ospiti e ringrazio Elena e lascio la parola un attimo a te per i saluti. Perfetto, grazie mille Rossano per avermi dato questa opportunità e appunto se ci sono altri argomenti molto volentieri mi piacerebbe rivederci su questi schermi. Grazie a tutti. Assolutamente sì, Elena, assolutamente. La prendo come una promessa, la tua, quindi ci Va sarà bene. un seguito anche alla diretta Facebook con l'architetto Elena Paola Saracchi. A questo punto non mi Ottimo. rimane che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana, al prossimo mercoledì, sempre alle 13:30, salvo qualche piccolo ritardo che devo dire non è dovuto a noi, ma la tecnologia che a volte non ci aiuta. Quindi alle 13:30 e dintorni. Ci vediamo il prossimo mercoledì. Buona giornata a tutti Grazie. e arrivederci alle pillole immobiliari di Rossano Venturini. Ciao a tutti, buona giornata. A presto, ciao.